e bentornati sul canale, nuovo video haul. Oggi voglio farvi vedere un po' di acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. Si tratta di abbigliamento, cosmetici e oggetti vari. Si sono raffreddata, quindi scusate la voce un po' da papera, un po' bassa, ma io ultimamente faccio video soltanto con il raffreddore e con la febbre, perché sono gli unici momenti in cui magari rimango a casa e quindi ne approfitto per farvi un video. Quindi partiamo subito, vi faccio vedere un po' di cose che ho acquistato da Bershka. Per chi non lo sapesse, sto lavorando in questo negozio e per chi è di Foggia e provincia mi potete trovare a Granda Puglia, quindi mi raccomando venitevi a trovare. Qualcuna di voi mi ha già vista, mi ha salutata, sono stata troppo felice di conoscere alcune di voi. E quindi niente, dicevo, quindi mi trovate da Bershka a Granda Puglia se siete di queste zone e vi faccio vedere un po' di acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo. In particolar modo vi faccio vedere questa magliettina che io adoro questo taglio, che adesso si usa tantissimo alle maglie, che ha appunto questa particolarità sul collo, ha questa fascia e la scollatura V. Ho due maglie di queste, questa a fiori e un'altra completamente nera, così appunto. E le fanno di tutti i colori, le sto adorando, veramente mi piacciono tantissimo, da mettere sui jeans, da mettere sulle gonne. Trovo che siano veramente molto molto belle da sfruttare sia diciamo su un completo elegante, comunque su un jeans per esempio, come vi ho fatto vedere questa appunto a fiori. Le fanno di tutti i colori, c'è bordeaux, c'è nera, c'è, non mi ricordo, c'è a fiori, c'è rossa, e adesso le stanno facendo anche di un tessuto più pesante tipo in pile, però le hanno fatte in due colori, grigio e beige. Poi un altro capo che sto amando, che ho scoperto veramente da poco, sono i pantaloni push-up di Bershka, che io veramente amo. Non lo so, sono veramente molto belli, sono comodi, sono belli stretti sulle gambe e poi alzano veramente il sedere per via delle cuciture. Li trovo molto comodi e sono molto molto belli. Un altro pantalone che sto adorando e che sto sfruttando veramente tantissimo è questo pantalone semi elegante gessato, che non è nero ma è un blu scuro, e lo adoro, indossato con le Adidas. Lo sto sfruttando tantissimo. Un altro pantalone che amo mettere con le Adidas, perché io ultimamente sto utilizzando soltanto queste tipologie di scarpe, anche sui completi più eleganti, è questo pantalone grigio. Questo è più il taglio elegante, più a palazzo, e solo che dà un effetto veramente molto particolare se indossato con le Adidas, e fatto appunto in questo tessuto alla cinta in dita. Questa è una XS, stranamente, perché è un tessuto molto molto morbido, quindi mi va bene questa taglia veramente piccola, perché è anche un po' a vita alta ed è veramente molto bello, mi piace tantissimo, e l'ho acquistato per indossarlo con questo body. E questo body è molto particolare perché ha il taglio a ballerina, quindi è così proprio, in questo modo, e davanti ha appunto questa, non so se la riuscite a vedere, poi ve lo faccio vedere indossato, è stato appunto con questo pantalone preciso, come diciamo da queste parti. Poi ho preso due camicie molto semplici, questa bianca, un po' corta da mettere appunto sui pantaloni a vita alta, e poi questa che è molto particolare come camicia, è di un blu scuro, un blu notte e rosso. È un po' particolare da abbinare, nel senso che non la metto spesso perché il blu mi crea un po' di confusione sugli abbinamenti, non so mai dove metterlo. Questi sono i capi che ho acquistato ultimamente da Bershka. Sicuramente acquisterò altre cose perché ci sto a contatto tutti i giorni, c'è della merce veramente molto bella. Poi il nostro negozio è molto grande, quindi veramente c'è di tutto, di tutto. E sì, spero di non aver dimenticato nulla. Passiamo invece ai cosmetici. Allora, sto utilizzando ultimamente questo fondotinta di Deborah Milano, fondotinta formula pura, che è quella linea di Deborah senza siliconi, senza parabeni, senza petrolati. Avevano fatto
il mascara, l'eyeliner, adesso sto provando questo fondotinta. Devo dire che non è male, non è super coprente. Questa è la colorazione numero 02, che è beige. Non è super coprente, però devo dire che è resistente all'acqua. Cioè, io l'ho messo un po' sulla mano, ho provato a toglierla con l'acqua e c'era ancora il fondotinta, quindi è molto resistente all'acqua. Devo dire che come fondotinta per tutti i giorni ci sta, anche con un po' di cipria, ecco, ci sta come fondotinta per la mattina, non per la sera in cui magari vogliamo essere un po' più truccate. Altri prodotti molto interessanti sono questa crema seno volumizzante di Guam, che sto utilizzando da un bel po'. È un'ottima crema, ovviamente non è naturale, cioè partiamo da questo presupposto. Avevo bisogno di una crema che tenesse un po' più sul seno perché ho perso di massa grassa proprio e quindi mi si è un po' sgonfiato. E devo dire che fa il suo effetto, l'ho notato subito dopo 3 settimane circa. Costa un po', costa sui 40 euro, però veramente ne vale la pena. A me sta funzionando, ecco, tira bene il seno, lo sento molto più sodo, però dovreste essere molto costanti, cosa che io per esempio ultimamente non lo sono più, quindi. Un altro prodotto che mi sta piacendo e che ho comprato ultimamente è questa acqua micellare di Garnier che io utilizzo soprattutto quando sono stanca, non ho voglia di utilizzare troppi prodotti, utilizzo questa prima di andare a dormire e via. Mi ci trovo bene perché strucca velocemente. E questi erano i prodotti appunto che ho acquistato, con la quale, scusate, mi ci sto trovando anche molto bene. Adesso voglio mostrarvi dei prodotti che sono arrivati dal sito Banggood. Come per esempio questo orologio, che devo dire la verità, è molto carino, è molto semplice ma molto elegante, mi piace parecchio, se non fosse per la scritta che c'è sopra ma non lo so, l'avrei tolta, però è la marca di questo orologio. È molto bene, è fatto bene, l'ho scelto proprio io semplicissimo, perché adesso vanno tantissimo questi orologi molto molto minimal, molto semplici. Lo trovo elegante, lo trovo adatto un po' su tutto. Mi piace molto, ecco, lo sto sfruttando anche molto. Poi per gli amanti della fotografia, o quelli che come me si cimentano un pochettino a fare video, ho preso questo set di filtri per la fotocamera. Sono tutti filtri colorati che vanno appunto sull'obiettivo della Canon o della Nikon per creare degli effetti. Insieme a questo mi è arrivato anche il cosiddetto tulipano sempre per la fotocamera, che ancora non so applicare, però devo dire che sono molto buoni. Infine degli anelli, un set di anelli che vi faccio vedere appunto qui. Mi metto la foto perché ne sono veramente tanti. Sono di quelle tipologie che si mettono sia sotto, appunto qui, che sopra. E questo è tutto, penso. Sì, un piccolo haul anche per farvi un po' di compagnia, per vederci un po' più spesso. Spero di fare altri video prestissimo. Comunque spero anche di avervi fatto compagnia. Mi raccomando, lasciatemi dei commenti, lasciatemi dei pollici in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Vi ripeto, venitemi a trovare in negozio se siete di queste parti. Io vi aspetto, non mi vergognate a fermarmi. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!